Ragazzi, io direi di giocare ad Aids, farci quelle due o tre run divertenti per poi concludere con qualche navata con i foderi su Discord. Vi va come discorso? Vi quadra? Dai. Ah, una cosa. È quando sono hypato con queste cose che dico che bel lavoro che faccio, porca b***a, perché ho una voglia di giocarlo incredibile. Io non sono un grande fan dei roguelike, eh. Ma Aids io lo amo. Niente, per chi non sapesse, me lo ricordate per favore, per chi non lo sapesse, questo gioco è un roguelike. Funziona con gli dèi, con la mitologia greca. Ogni dio ti dà un potenziamento diverso. Devi scegliere tra i doni e fare la tua build per andare avanti nel gioco. Forse il congelamento è ottimo. Congelamento blocca i nemici afflitti per 2 secondi, quindi poi potrebbe migliorare. Io andrei di provare l'attacco congelante che non l'abbiamo mai utilizzato. Si va a letto. Scusate. Ok, questo simbolo sono le psiche, adesso che ne so un po' ve lo dico, servono per migliorare la possibilità di avere dei potenziamenti pre-gioco, tipo inizi con 200 d'oro, per averlo devi avere tot psiche, per sbloccarlo servono le ceneri, quelle bianche, mentre per averne più possibile di carte, di tarocchi, servono le psiche. Comunque immagino che qualcuno di voi abbia già visto questo gioco giocato da altri streamers. Oppure giocato da voi. Io lo amo. Lo amo. Il martellozzo di già. Queste cose servono per fare gli incantesimi. Comunque, per chi chiede, è meglio questo o il primo? È meglio questo. È migliorato di gran lunga. Molto più bello. Buonanotte, Giorgio Dramis. Cosa vuol dire roguelike? Provo a esprimermi per non totalmente. Il roguelike è un gioco dove tu ogni run che hai una build diversa, data dal fato e dalle tue scelte, e il gioco finisce quando riesci a battere fino all'ultimo boss. È presettato per farti fare una run per perdere e ricominciare da capo alla stessa maniera con una build diversa. La storia è insita nel progredire nella difficoltà. Quando il tuo attacco uccide Ripristina 5. Ragazzi. Ragazzi, è questo l'attacco. Porco due. Cioè, dovrei fare così e poi così. E avrei guadagnato vita se. O vica se preferite. Se ne avessi avuta di meno. Questo serve a qualcosa, no? Questo è il dominio entro cui non possono muoversi i nemici. Forte perché anche se hanno l'armatura tu li stai congelando. Aia! Ecco, adesso possiamo utilizzarla. Minchia, mi ha fatto malissimo. E mi ha curato, sì. Molti soldi o. Di nuovo Demetra. Demetra. Ecco, hai visto? Mi sono refullato. No! No problem, perché si risolve con rubavita. Incredibile dinamica. Yo. Ricordo che fra un paio di run io gioco ad Aids e a World Warships.
no use. Dammi Demetra, fammi vedere. I tuitoni divengono comuni e acquistano rarità ogni 3 incontri. Però questo sarebbe importante per refullarsi la vita, però. O la vica, se preferite. Io vado di questo. Questa è la Dea della Fiamma e questo è Apollo. Ma quella risata era fake? Mario? Cosa? Per incontrare te, Dario Lettanagomi si prende un biglietto a parte. Ma no. No, siamo in fiera. A meno che poi non penso siano programmati degli eventi di me e Dario con cui si paga un biglietto a parte. Ma assolutamente no, non ne sono a conoscenza. Lo sarei, penso. E io comunque scelgo Apollo, mi ispira di più. Oh! Porco due! Mi refillo con quello. No! Dammi qualcosa di buono. Ma perché sentite le responsabilità nei tuoi confronti, magari. Resta nei tuoi incanti per rigenerare gradualmente. Gli attacchi speciali infliggono più danno in un'area maggiore. In ogni incontro infliggi danni maggiori finché non ne subisci. Questo mi serve per farlo scombare con il rubavita. Cosa che avrei potuto fare qua, per esempio. E si va di psiche. Come funziona questo gioco? È un roguelike. Più vai avanti, più sei forte. Ok, vedi quanto è utile, porca troia. E sono full vita, assurdo, eh. Assurdo. Io amo questo gioco, ma poi è fatto anche, si vede, da persone che hanno proprio il senso dell'estetica, del gusto. Lo amo, è uno dei miei giochi preferiti. Al suo scadere ripristina 50 di vita, ricevi subito. Subisci 10% di danni. Io prenderei la psica 63. E poi vado di mercato. Sì, proprio design. Zeus. Il tuo incanto fulmina ripetutamente un nemico nell'area. Epico. Questo. E basta. Caronte. Dice, ma niente. Più vita o armatura? Vita. Perché l'armatura è temporanea. Proviamo l'incanto. Ehi. Forse è incanto Omega. Sì. No, io te ti prego. Che bellissimo gioco, porca troia. Lo amo. Ok.
Hermes o più mana? Hermes. Minchia, che bordello! Sono forte, eh? Bella run questa. Lord Hermes. Officially I'm keeping tabs on you. You're not supposed to know, just so you know. I tell Olympus all the latest happenings, nothing too private mind, and then I tell. Mamma mia! Minchia, oro extra. Per ogni nemico ucciso infliggi danni maggiori per i prossimi 30 secondi. I tuoi attacchi speciali sono più veloci. Aia. Per ogni nemico ucciso infliggi danni maggiori per i prossimi 30 secondi. In quantità raccogli il 20% di oro in più. Sono due. È che non so la potenzialità di questo contro nelle varie boss fight, mentre questo può darmi delle cosine. Dai. Here we go. E poi vado qua. Ma vaffanculo. Risolto. Minchia, di nuovo il mercato, ciò. E poi immagino che dopo il mercato io abbia la prima boss fight. Allora, Apollo. I tuoi incanti si espandono fino al loro termine. Oh yeah. Ah. Grazie mille ad Ancestral per le sue 100 sub giftate dopo che aveva detto vado a dormire, buonanotte. Minchia, si è buggato lo streamer, porco. Dove sei? Non ti vedo in chat, Ancestral Sone. Pazzo che non sei altro. Pazzo, 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 pazzo. Pazzo, pazzo, pazzo. Non dici manco un c***o, pazzo. Grazie, bro. A quanto pare però non c'è. Si è addormentato donando 100 sub per sbaglio? Bro. Assurdo, assurdo uomo, stranissima cosa. Accesso al sole? Dov'è? Impazzito, ma dov'è? Dov'è? Aspetta, mi concentro un attimo qua che. Aia! Ci siamo? Uno, due, aia. Ok, sono di nuovo full vita, ragazzi. Ok, lei. Mamma mia, che danni! Ancestral Sone c'è? Eccolo là col cuoricino, bro! Ma che c***o fai? Non dovevi andare a dormire? Vecchio pazzo che non sei altro! Grazie, bro! Aia! Lo sto demolendo, eh! Ah, divento pecora!
Oddio, oddio, oddio. Mannaia la ma... Ci sei? Posso farti male? Bastarda. Muori. Ancestral Sone, 100 sub giftate 5 minuti fa, porco... Grazie, 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 pazzo. Sei un pazzo, è un pazzo. Cazzo posso fare finta di niente? Ha donato 100 sub quel pazzo, ma come faccio a calmarmi? La barra degli HP, hai ragione. Effettivamente mi hanno fatto malissimo. Allora, pum. Pozza. Oh. Non c'è crono sto giro? Qualcuno mi maledice qua, no? Niente. Allora. E mi sono revullato. Poi? Mannaia! Oddio! Ma siamo pazzi! Easy? Madonna, che sono forte! Che forza disumana! E possiamo andare anche da Chaos? Oh. No, Ancestral Sone, veramente, veramente, non ci sono parole per ringraziarti, davvero. Mamma mia, Chaos, guarda che figata. All'inizio era tipo lui, quello che ha la testa a sinistra, però adesso è raffigurato come se fosse in mano a una donna e lui dalla bocca ha un embrione che è suo figlio. Guarda che figata clamorosa. Comunque Chaos ti toglie vita, ti dice un patto, ti propone un patto. Webcam a destra potrebbe essere la soluzione a tutto. Un attimo che scelgo il patto. Ci è andata male, eh? Ci è andata male, ci è andata male. Ci è andata malissimo, non male. Tutte e tre scam sono. Uffa, uffa. No, la prima non è male, però mi occulta i premi e quindi non posso decidere per la mia build, capito? Faccio così. Sono diventato lentissimo. È un gioco accessibile? Certo che è accessibile. Certo che è accessibile. Che cazzo devo fare, Nemesi? Cosa dovrei fare? Ragazzi? Nemesis, cosa stai facendo qui? I don't need your aid in this. Really? Look like you could use all... Grazie. E basta? Ok. Va bene non scappare, ma certo. Aia.
Aia. Aia. Mamma mia, mi stanno rovinando. Ok. Piano piano. Sono anche lento, capito? Mi sono quasi refullato. Si va avanti con i soldi. Aia. Non ci posso credere. Il vapore. Piano piano. Sono di nuovo refullato. Dammi premio e fammi andare via. Soldini, perfetto. Golden coins, 429. Qua che mi dà? Ricevi subito pagando tributo di sangue, 28 danari. Garantisce che il prossimo dono sia di una rarità superiore. Oh! Mi sono risolto il problema con Chaos. Non del tutto. Ciao Alka! Oh merda, aiuto! Easy. Sì, sì, il secondo boss sono riuscito a batterlo. La bellissima Selene. La tua fattura risuscita un nemico ucciso in questo incontro e lotta per te per 12 secondi. La tua fattura ti solleva per poter fare per un abbaglio, infliggendo a battere sul bersaglio, infliggendo 200 danni a tua tati che ti rende un incubo niente, sei immune e abilità per 5 secondi. Bello l'immunità per 5 secondi. Ok, e poi il mercato. Ciao Dreo. Ah, ci è andata malino. Hermes, dimmi un po', dammi buone notizie. I miei attacchi sono più veloci. Rallenta parte dei colpi a distanza degli avversari. I miei attacchi vado a fare più danno. Potenzio uno a caso e poi non prendo niente. E siamo al secondo boss. Da lenti. Ciao. Che pazza. Bella voce, eh. Me lo faccio lento. Aia. Aia.
Male. Questa battaglia da lenta è impossibile. Rantolo. Il c***o di dono con caos. Che gran peccato. Che gran peccato. A velocità normale non sarebbe stato così difficile. Chi cazzo è? Princess of the Underworld. I regret having to contact you at such a time. It's not my custom to intervene during moments of... Moments of doom. You're Lord Moros, emissary of the Three Fates. They expected me to find you, for there's something they intend for you to have. It's been an honor. E voi che ci fate qua? Ehi, ciao carenina, tanti baci, grazie per il raid, ciao ragazzi, viva la Resistance. He's gone. Bacioni, bacioni, bacioni. Minchia, arrivate in tempo per le navi, ragazzi. Buh. È andata male, la build era bellissima, ragazzi. La build era bellissima. Ciao Tank, grazie per il settimo mese. Oh yeah. Mi dai un bacio? Certo. Bacio in maniera un po' strana. Allora, qui non posso fare niente. Qua posso fare qualcosa. Farò con calma. Posso ordinare dei pacchi qua. New shipment there. Qua mi sono arrivate le cose delle ceneri e qua posso ordinare con i biglietti. La consegna fra 8 ore. Posso ordinare 80 di psiche, ma subito, ma subito. Caronte tanto non mi parla. Qua posso fare un incantesimo. Posso fare il varco della soglia mistica. Non ti scordar di me. Mi sa che me lo tengo invece. Dici sequenza di numeri con primo commento. Ipnos dorme. Allora, esci. Bellissimo gioco, lo amo.